Da domani ogni scuola avrà esattamente diciamo, il panorama di chi ancora come dire, non ha il Green Pass rafforzato. Scatta l'obbligo vaccinale per docenti e personale scolastico. Al momento non è dato sapere quale sia in percentuale il numero di dipendenti privi del vaccino nella nostra regione per motivi di privacy, ma con i nuovi controlli chi finora ha scelto l'opzione tampone dovrà cambiare idea. In caso contrario scatterà la sospensione dal lavoro senza stipendio e una pesante sanzione amministrativa. Le scuole controlleranno attraverso questa piattaforma chi ha, diciamo, il disco verde, la spunta verde, quindi vuol dire che ha il Green Pass rafforzato. Si concentreranno su coloro che invece avranno la spunta rossa, quindi vuol dire che non sono in regola con questa nuova normativa, e da lì potranno chiedere, e assegnando 5 giorni di tempo a questi soggetti, quindi sia docenti che personale ATA, di mettersi in regola con la vaccinazione. Quindi nei 5 giorni o diciamo deve essere effettuata la vaccinazione o comunque la prenotazione di un turno vaccinale che deve avvenire comunque nei 20 giorni successivi. Nel frattempo farà fede il Green Pass cui si accede tramite tampone. Quello che possiamo dire è che a livello nazionale, diciamo, il fatto che sia vaccinato entro il 95% del personale significa che siamo sui 45.000-50.000 soggetti a livello nazionale non vaccinati e quindi a livello veneto si potrebbe trattare di non più di 2-3.000 persone. L'obbligo non sarà solo per i dipendenti scolastici, ma anche per vigili del fuoco e forze dell'ordine, a chi si defilerà ritiro dell'arma, multe e sospensioni.